sta sposando? Certo. Guarda, è a 3 minuti a piedi da noi. Oh, fra, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. No, non corro. Ma perché sta andando lì nei boschi? Se l'uscita è lì. Aspetta. Lo vedi? È sparito nei boschi. È sparito nei boschi. È dentro il nulla e mi dà la posizione ferma. Vuol dire che è dentro qua, a qualcuno di questi boschi qua. Bro, scusa, hai trovato uno zaino? Fra, è lui. Oh, lo zaino. Se mi seguite su Instagram sicuramente lo sapete, Milano non è una città troppo tranquilla, ci sono un sacco di furti, infatti ad Alex 6 mesi fa gli hanno rubato la sua collanina d'oro. Ho visto il video di Yaki Dalek e se non l'avete visto ve lo lascio qua. Il tutto studiato appositamente per essere rubato, con tanto di sorpresina, ovvero un pesce morto all'interno, per finalmente poi vendicarmi. Dov'era? A Barcellona, provava a farsi rubare lo zaino mettendoci dentro un GPS e una fotocamera per poi andare ad inseguire il ladro. Benissimo, io voglio fare la stessa cosa però a Milano. Ah, tra l'altro vuole venire anche Alex a fare questo video con me. Quindi ragazzi, se succederà qualcosa non sarà l'unico che verrà picchiato, ma ci sarà anche Alex ad essere picchiato con me. Luca, mi raccomando, perché Milano e dintorni non è che sono dei posti molto, cercate di non mettervi nei guai tu e Alex, che ne avete già combinate abbastanza, grazie. Fortunatamente ho questo telefono, che è un telefono che praticamente non usa più nessuno, raga. È un telefono anche tutto rotto come vedete, che però ha ancora la funzionalità di GPS. Ho comprato appositamente uno zaino, che è uno zaino apposta con delle tasche segrete. Infatti, come potrei vedere qua dentro ci sono due tasche segrete sotto le cerniere. Quindi io adesso apro la parte sotto, ci nascondo dentro il telefono con il GPS attivato e vado a richiudere lo zaino. E invece questo sarà il bottino. Praticamente è una cassaforte. All'interno sembra ci siano dei soldi, mentre in realtà ci sono tipo un sacco di, vedete, cazzate tipo pennarelli, robe così. Prendiamo questa cassaforte, la mettiamo dentro lo zaino. Ora chiudiamo tutto bene. Magari ci buttiamo dentro anche qualcos'altro. Il mio iPhone 12 Pro Max, che raga è completamente rotto, cioè è distrutto tutto. Quindi prendiamo anche questo, magari ce lo mettiamo nella tasca davanti proprio che si vede, così uno è ancora più incitato a rubarlo. E chiudiamo tutto. Ci mettiamo lo zaino dietro, aspettiamo Alex che mi passi a prendere in macchina e andiamo a farci rubare. È arrivato Alex che mi passa a prendere. Uber, attenzione. Allora Alex, pensi che ce lo ruberanno oppure no lo zaino, secondo te? Potrebbe essere, però non ne sono sicuro. Cioè effettivamente, oh, ma dove va questo? Ma è vietato. Fra, ma sai guidare? Potrebbe essere, non lo so, cioè è una brutta zona comunque quella parte. Quello sicuro, lì. Però comunque è pomeriggio, dici? Non lo so, esatto, magari verso sera, non lo so. Dobbiamo studiarci una bella tecnica. Io forse ho già qualcosa in mente, ma non sono sicuro. Però ho una tecnica proprio da uno che viene rapinato sempre. Ho la tecnica infallibile, cioè essere me stesso. Basterebbe lasciare lo zaino lì magari da qualche parte. Esatto, intanto vado a fare altro. Infatti esatto, mi sa che faremo così. Esatto. Siamo arrivati, raga, al parco. Allora, non ci facciamo vedere innanzitutto con la fotocamera, perché sennò magari qualcuno capisce, quindi meglio non farci vedere. Alex si apposterà lì dietro. Ora speriamo che ci rubino subito lo zaino al primo tentativo, anche se la vedo dura. La vedevo dura e infatti ci avevo assolutamente ragione. È stato veramente impossibile farmi rubare lo zaino, anche perché sono stato lì una mezz'oretta e non passava praticamente nessuno. Sono passate 2 o 3 persone, non eravamo neanche nella via principale, quindi ad una certa, dopo 20 minuti, ho detto ok, basta, cambiamo posto perché qua non va. Non ha funzionato. Ottimo, siamo in una zona, siamo dove c'è tipo un parco, vicino ad un parco. Quindi mi sa che adesso andremo nel parco, vediamo se lì qualcuno ce lo ruba, anche perché vediamo un sacco di persone che passano. Però capito, non sembrano persone a parte qualcuno, esatto, non esatto. Sembrano persone intente a rubare. Vabbè, siamo in un parco alla fine. Questa è la via principale del parco. Lo zaino lo mettiamo qua e io e Alex ci sediamo qua, proprio facendo finta niente che parliamo tra di noi. È molto appetibile questo posto, cioè qua passa un bel po' di gente. Raga, questa qui è la via principale. Lasciamolo all'angolo e non ci mettiamo qua. Secondo tentativo, ci siamo messi in mezzo al parco, su una panchina davanti a tutti, però era ora di pranzo, quindi non c'era neanche troppa gente. Verso le 2:30 questo parco non è comunque tanto popolato, è stato questo il problema principale della cosa. Dopo 20 minuti qualcuno è iniziato a passare, ma comunque non era gente cattiva, si vedeva che erano ragazzi, genitori, tra l'altro ad una certa è anche passato tipo un signore anziano che si è messo a fissare la fotocamera perché non capiva cosa stessimo facendo, cioè ce l'ha proprio sgamata in pieno. Forse il problema è stato anche quello che la fotocamera si vedeva troppo. Allora ragazzi, questa comunque è una brutta zona, nel senso vicino dove siamo è una brutta zona. Per ora è un parco, capito? Quindi non c'è nessuno. Per ora niente, raga. Però raga, stiamo facendo una pazzia, perché lì in fondo ci sono i boschi, ok? E questi boschi sono un posto un po' losco effettivamente, raga. Cioè si sa che in questi boschi ci sono tutti gli spacciatori, tutte queste persone qua. Quindi noi andremo lì, ci apposteremo lì sulla prima panchina che vediamo di fianco al bosco e aspettiamo che qualcuno ci rubi lo zaino. Se non ce lo rubano neanche adesso, raga, non so cosa dirvi. Cioè siamo, abbiamo le facce troppo cattive, quindi non ci rubano mai. A
questo punto lo rubo io. Tra l'altro sono le 5:30 e noi siamo qua dalle 3:30, quindi è tipo 1:30 che stiamo cercando di farci rubare questo zaino e nessuno ce lo ruba. Il fascino rumeno che non ci fa rubare le cose. Rumeni. Tra l'altro c'è anche qui un lago. Secondo me, raga, qui in questi boschi qua, ve lo giuro sicuro, c'è qualcuno nascosto. Oppure sennò qualcosa nascosto. Allora guarda, qui è dove, guarda, fa vedere. Aspetta, allora qui ho la presa di brutto. Esatto, questo qui è il quello che ha rubato. Vedi che si sta sposando? È il GPS questo? Sì, un GPS, aspetta, indicazioni. Ma c'è, guarda, è a 3 minuti a piedi da noi. Vedi, 150 metri. Lui è andato da quella parte lì. Ok. Guarda, vedi, questo vuol dire che noi possiamo seguire il percorso. Cioè lui è lì. Sì, dalla parte del lago sta andando. Andiamo. Cioè, vuol dire che si trova tipo lì? Sì, sta andando verso la... No, sì, sta... perché lì ci sono i boschi. E quindi lui entra dentro nei boschi. No, fra, lì è l'uscita, zio. Andiamo. Oh, prendi il GPS, fammi vedere il GPS. Zio, guarda. Oh, è sempre 3 minuti perché anche lui sta camminando. Fa che quindi sta uscendo dal parco. Si muove la posizione anche sta la uscendo dal parco, raga, sta uscendo anche dal parco. Oh, fra, ce l'abbiamo. No, non corre, oh. Piano, fai piano. Vedi che 3 minuti. Anche la sua posizione. Vedi che è sempre 3 minuti. Perché ma tu cos'è che hai messo dentro lo zaino? Il telefono vecchio di mia mamma. Cioè ti hai messo un telefono veramente? Ah, ok, vabbè. Però c'è il GPS, sì. Ok, andiamo. Ma basta seguirlo, tranquillo, okay. Anche se è tanto lontano, vediamo, comunque non è un problema, fidati. Può essere anche tipo al sud Italia, in un'altra regione, comunque lo vedo. Ok, fa vedere quanto okay. Ci manca. Ci stiamo girando. Eh no, ma è sempre 3 minuti. Perché anche lui cammina, abbiamo lo stesso passo, quindi. Ok, dai, vediamo. Lui sta andando avanti, io ho paura. Guarda qua nei boschi qui da qualche parte, perché fidati di me che sale qui nei boschi per poi uscire da quella parte di Italia dentro così. Sicuro. Fra, si è fermato, vedi che è sempre okay. Qua fermo? Ok, ci siamo. Non è che ho trovato il GPS. Fidati di me, corri. Perché secondo me ho trovato il GPS. Che cazzo dici? No, fra, guarda che se hai trovato il GPS, il piano è finito, il video è finito. Guarda lì, guarda, fermo. È quello che c'è. Lo vedi? C'è il tuo zaino. Lo vedi? Ce l'ha, e guarda che è il mio. Ok, però ce l'ho ancora, no? Ah, si era fermato all'ingresso. Vedi? Perché stavano passando le macchine per uscire. Non ci ha visti? Non possiamo perdere il telefono. No, ma possiamo, ascoltami, possiamo far finta che siamo gente normale. Non è che se ci vedi scappa. C'è. Perché non ci ha visti. Cammina piano. Strano è che in macchina avanti. Eccolo, sta camminando pianissimo. Oh, fra, sembra una persona normalissima, Guarda che figlio. Ma col tuo zaino. Fra, è lì. Ma io non capisco una roba. Ma perché sta andando lì nei boschi se l'uscita è lì? Aspetta. Lo vedi? È sparito nei boschi. No, rischiamo di perderlo, fra. No, tanto abbiamo la posizione. Abbiamo la macchina. Vai in macchina. Vai, tanto lui deve uscire per forza. Vedo la posizione, lo seguiamo in macchina. Vai, aspetta a partire. Fammi prima vedere la posizione. E nei boschi. Lo so. Raga, lo stiamo cercando.
Siamo qui in una strada che non ho mai fatto. Ma il problema più grosso è che non so per quale motivo non ci dà più la posizione. Cioè, allora, o le cose sono due: o il telefono non prende. È vero, no, però è entrato nei boschi, potrebbe essere che il telefono non prende. Potrebbe essere. Oppure, altra cosa, ha trovato. Ha rovistato dentro lo zaino. Ha trovato la cassaforte. Mentre, però speriamo di no. E mentre cercava. Mentre cercava la cassaforte, ha pure trovato il telefono. E quindi ha spento il telefono. Ma siamo tipo in mezzo alla tavola. Raga, guarda. Sono le fabbriche, non so dove cazzo siamo, È una zona tipo industriale. Qua passa tipo il treno, guarda, fa vedere. Guarda. Allora, raga, ora, per fortuna lo zaino non vale niente. Tanto non so perché mi gratta l'occhio, ma avrà appunto qualcosa dentro. Andando dentro quei posti. Stiamo piano, raga, perché, non so. Fra, controlla lo GPS, controlla se ti va. Guarda dov'è? In mezzo. Vedi che non c'è nessuna strada? Sì, non c'è. Vedi che è tipo dentro il bosco, vedi? Esatto. È dentro il nulla e mi dà la posizione ferma. Cioè, vuol dire che qua stiamo andando. Vuol dire che qua dentro qui. Vuol dire che dentro qua a qualcuno di questi boschi qua. Cioè qua dentro. È per forza. Non vedi che è fermo? Fa vedere? È fermo in mezzo al nulla. Fermiamoci, fermiamoci. Perché qui non prende. Fermati qua, fermati qua. Madonna, che buco c'è. Aspetta. Fermati. Oh, raga, ma che strade sono queste? Aspetta. È qui da qualche parte qua dentro. Te lo dico io, fidati. Fermiamoci, scendi, fidati. Vieni. Allora, l'ultima posizione me la dava o dentro. Non ho capito se è quel bosco lì o quel bosco lì. Perché ferma? Perché il parco dove siamo era lì in fondo. Quindi lui ha fatto tutto il giro ed è arrivato lì. Hai capito? Ma devi stare attento. Non so che sia. Cioè, non lo so che gente sia. Ma sembrava. Non sembrava grande. Tranquillo. Non sembrava fisico di una persona grande. Te lo dico io che è piccolo. Cioè, non è. Allora. Cioè, quello qua in mezzo. Comunque, se succede qualcosa qui non c'è nessuno, Siamo solo noi. Le macchine sono lì. Guarda che ci sono tutti i campi. Vai dritto e magari sicuramente lì a destra, lì in fondo a destra, sicuro c'è un viale. Anche qui. È lui. Guarda, aspetta. Bro, scusa, hai trovato uno zaino? È lui! Oh, lo zaino! Mi si è stupata l'anac. Dov'è? Fra, sei un coglione, perché non hai corso anche te? Fra, fai il serio, sei caduto, ma fai il serio. E di qua, non ti sto io. No, io sono a maniche corte, fra, mi graffio tutto. Corre un botto, devo fare un botto. No, dove cazzo siamo, fra? Siamo dentro i boschi, ma fai il serio, ma possiamo mai stare dentro i boschi? Qui c'è un vialetto. Guarda che lui è arrivato da questa parte qui, Ti ricordi che noi... Allora, qui in fondo... E dove l'abbiamo visto? Poi noi siamo svoltati qua. Qui c'è la stazione del treno. Oh, ha scavalcato nei binari. Vieni a vedere qui. Non è che ha preso questo treno qui? C'è qui la stazione. Ha preso questo treno qua. Non ha fatto in tempo. La stazione là non ha fatto in tempo. Guarda che la posizione. Guarda cosa stazione mi dice. Stazione sicuro no. Guarda cosa mi dice. Vediamo. Allora, qui c'è la strada che non si capisce. Siamo qua. Però la posizione, vedi, è qui. È qui da qualche parte. Allora, è qui. Vedi, lui è fermo qua da qualche parte, lo vedi? Che c'è qui la posizione. Quindi dovrebbe essere. Vuol dire che lui è questa parte qua. Guarda in giro. Stai attenta che non so se sa qualcosa. Provo a vedere, guarda ora. Ancora che passa il treno, mica. Vabbè, facciamo passare il treno. Provo a vedere qua. Allora, vedi? È verso di qua. Anche quante robe ci sono qua buttate. Vediamo. Eccolo qui! Telefono, fra! Che cazzo hai fatto? Telefono! Mi ha buttato giù il telefono! E qui c'è ancora il telefono? No, fra, è entrato tutto. Cos'è che è entrato tutto? L'ha buttato? L'ha lanciato per terra, te lo dico. Che me, ha tolto la cassaforte, non c'è più la cassaforte. Ma cos'è che c'era dentro? Niente, tipo pennarelli, però era chiusa a chiave. Pennarelli? No, raga, è clamoroso. Sta clamoroso. Tipo cercando di aprire la cassaforte, però è chiusa a chiave. Prova a vedere se c'è ancora lo zaino. Fra, vabbè, il telefono c'è per forza. Cioè, non ha preso il telefono? No. Vabbè, l'ha nascosto bene. Cavolo, non è che si è rotto. Fra, sai che avrà lanciato per terra un po' di. Guarda qua. Vabbè, fra, vai tra. Un po' di grasso, vabbè. Fra, fine che se non lo ricorrivamo, prendeva anche il telefono. Palese, lo trovava. Andiamo via prima. Fidati, non lo so, andiamo via prima che insomma magari siamo qualcuno, ci ricorda che si andiamo via. Andiamo alla macchina azzurra e ce ne andiamo. No, raga, non ci sto credendo comunque, non ci sto credendo. Assurdo, no, veramente assurdo questa roba che è successa qua. Assurdo. Torniamo alla macchina, fra, che te lo dico, non mi piacciono questi boschi, non mi piacciono proprio niente. Andiamo, questo diventa anche buio fra poco. Torna alla macchina e basta, l'esperimento raga è finito qua. Finita male. No, dai, abbastanza bene, fra. Il telefono c'è ancora? Il telefono, vabbè, quello è l'importante, dai, almeno quello.